Menù di Capodanno, menù particolare in tutti i ristoranti. Quest'anno siamo venuti a Giulianova, in uno dei templi della gastronomia, soprattutto per quello che riguarda il pesce, da Andrea Beccaceci. Buongiorno. Buongiorno. Allora, siete già al lavoro? Sì, siamo già al lavoro, tutti gli chef sono al lavoro per il nostro menù dell'ultimo dell'anno, che è un menù ormai sta diventando una nostra tradizione di fare dei piatti che comunque non sono presenti in carta durante il normale svolgimento dell'attività. Diamo spazio ai nostri chef di creare preparazioni nuove, fantasiose, che riescano in questo modo a rendere speciale il fine anno per i nostri clienti. Questo è il terzo anno che organizzate il Capodanno e poi quest'anno mi sembra che siete aperti anche domani. Quest'anno è aperto anche domani con un discorso completamente opposto, nel senso che se stasera facciamo dei piatti innovativi, diversi, di cucina, chiamiamola anche un po' creativa, per domani resteremo fissi sulla tradizione del nostro ristorante che è antico e ha dei piatti che sono in carta da tanti anni, per cui domani ci saranno la sogliola a Beccaceci, le lumachine, le cozze gratinate e via discorrendo. Io sto dando uno sguardo a quello che è il menù, ci sono piatti interessanti, no? Sì, antipasti, due primi. Sì, due sono secondi. Tre antipasti, le ostriche in gaspaccio, l'involtino di spigola, poi c'è la sogliola con i ricci di mare e il cavolfiore, la ricciola e lo scampo alla plancia, fra i primi il tortello di scarola con mazzancolle e zenzero, la lasagna col mantecato di baccalà e le lumachine di mare, si finisce con un rombo con patate, tartufo nero e radicchio e poi il tributo alle due tradizioni che sono, ecco, un piatto storico del ristorante, l'unico, che è lo zampone di mare, proprio per celebrare il numero dell'anno, abbinato allo zampone di terra e alle lenticchie, come l'ultimo dell'anno impone. E poi i dolci, l'uva, i mandarini, tutto quello che rientra nella tradizione. Un po' vi ha condizionato la crisi, un po' vi sta condizionando il maltempo per questo fine dell'anno, però insomma... gli abruzzesi sì, sicuramente non ci sarà problema, accoglieremo come sempre i nostri ospiti sperando che la viabilità in questi giorni non sia così complicata. Bene, allora questo è il menù che propone il ristorante Beccaceci a Giulianova, menù tradizionalmente di pesce, l'unica eccezione è lo zampone, l'unico tributo a quelle che sono le nostre usanze la nostra gente, insomma, un po' in tutta Italia, lo zampone all'ultimo dell'anno insieme all'uva e augurio di prosperità per l'anno a venire. Allora facciamo gli auguri. Facciamo gli auguri a tutti, di buon anno. A tutti gli abruzzesi, ai giuliesi, a chiunque possa avere un buon 2015.